Hanno preso il via nei giorni scorsi gli interventi di restyling di via Giotto ad Agropoli. Si tratta di un'arteria strategica poiché collega via Risorgimento e lungomare San Marco con la stazione ferroviaria. Inoltre attraversa un'area ad alta densità abitativa. La strada era priva di adeguati marciapiedi, pertanto i pedoni, in particolare quelli con carrozzine, erano costretti a transitare tra le auto. Di qui la scelta di riqualificare e mettere in sicurezza la zona, rispondendo anche alle tante richieste avanzate dai residenti. Il progetto, ha spiegato il primo cittadino, prevede il rifacimento dei marciapiedi, delle cunette e della sede stradale. Fino ad oggi i pedoni non sapevano come muoversi e le persone con una carrozzina erano costrette a fare lo slalom tra i marciapiedi. Ecco perché abbiamo immaginato di eseguire questi lavori eliminando tutte le barriere architettoniche. Oltre allo spostamento dei pali della pubblica illuminazione, è stato necessario tagliare gli alberi posizionati proprio al centro dei marciapiedi. Purtroppo, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola, non era possibile fare diversamente. L'alternativa era quella di ampliare il marciapiede, ma ciò avrebbe comportato la perdita di numerosi posti auto, fondamentali in una zona con tante abitazioni e prive di parcheggi. Per ogni albero che è stato tagliato, ha comunque assicurato il primo cittadino, ne posizioneremo di nuovi nella villa comunale, dove pure a breve cominceranno i lavori di riqualificazione. Quello di via Giotto non è l'unico intervento finalizzato al restyling di strade e marciapiedi. Sono già aperti diversi cantieri per il rifacimento della pavimentazione stradale. Nelle scorse settimane, inoltre, il comune di Agropoli ha ottenuto un altro finanziamento di 125.000 euro da parte del Ministero dell'Interno. Siamo qui in via Giotto a controllare l'andamento dei lavori. Come sapete, abbiamo iniziato un restyling di questa strada importante, una strada di collegamento tra l'altro tra la stazione ferroviaria e via Risorgimento, dove non c'erano marciapiedi e i pedoni quindi non sapevano come muoversi. Immaginiamo una mamma con una carrozzina che per transitare in via Giotto doveva fare lo slalom tra le auto, cosa assolutamente inaccettabile. Quindi abbiamo immaginato di fare un marciapiedi, di naturalmente ristrutturare la sede stradale, cunette e quant'altro, oltre allo spostamento dei pali della luce per garantire al marciapiede una continuità. E questo è uno dei problemi che è capitato: abbiamo dovuto tagliare degli alberi che erano proprio al centro del marciapiede e per poterlo rendere funzionale sono stati eliminati. Ma questo non vuol dire che diminuiranno i numeri degli alberi in città, perché noi per ogni albero che abbiamo tagliato qui in via Giotto ne ripianteremo uno nuovo nella villa comunale che stiamo ristrutturando e che da qui a poco anche lì cominceranno i lavori. L'obiettivo principale quindi era dare sicurezza ai pedoni, ai disabili e quindi abbiamo, facendo tutto questo, credo raggiunto l'obiettivo principale che ci ponevamo. Continuano i lavori naturalmente di manutenzione straordinaria in città, abbiamo un altro finanziamento di 130.000 euro che fra poco metteremo in opera e l'attività frenetica non si fermerà perché dobbiamo dare risposte ai cittadini che lo meritano.